Ma chissà. Intanto però se condividi il video aiuti il canale a crescere, che tanto per te è gratis. Poi in descrizione trovi sempre i soliti link ai social e alle fonti, così siamo tutti più tranquilli. Cominciamo pure questa caterva di stili nei quali alcuni ci sarà poco da dire, come ad esempio per Bang Sudo ci si riferisce a uno stile del Taekyon, quindi di origine antica, poco famoso e utilizza principalmente tecniche di calcio. Bisul, insegnato dal 1961 al 65 da Kyung-sun Park, è un precursore dell'Hapkido, quindi basa le sue tecniche principalmente sulle prese. Chabi, conosciuto anche come Taiken, combina tecniche di Kenpo, non so quale stile, e di Jujutsu, e si focalizza molto su tecniche di presa. Adesso arriviamo al primo stile abbastanza sostanzioso su cui parlare. Choi Kwang-jo era un insegnante di Taekwondo, e un giorno durante una dimostrazione si fece malissimo. E non riesco proprio a capire come mai. Così studiò varie tecniche riabilitative ed esercizi yoga che inserì nel suo personalissimo nuovo stile, che fondò il 2 marzo 1987 negli Stati Uniti. Ok, nel titolo ho detto che sono stili coreani, però non sono tutti stili coreani nati in Corea, ecco, diciamolo così. Alcuni sono degli Stati Uniti e ce n'è uno che nasce in un paese che non ti aspetteresti mai. Lo stile prese il nome di Choi Kwang-do, cioè la via di Choi Kwang, e per crearlo si è basato molto sulla psicologia e la kinesiologia, lo studio del movimento del corpo umano, enfatizzando l'uso della biomeccanica e sviluppando una forza ottimale all'impatto, così da esercitare una minore pressione sulle articolazioni. A quanto ho visto, la divisione in gradi è parecchio impegnativa. Si parte dalla solita bianca, poi bianca senior, gialla, gialla senior, oro, oro senior e così via fino al primo dan, che è la classica nera. Poi si aggiunge una riga gialla, e poi quella d'oro, e poi quella arancione, e così via fino a riempirla di tutti i colori delle cinture, e così puoi dire di essere arrivato al secondo dan. Questa cosa la porti avanti fino ad arrivare al quarto, dal quarto fino al nono basta, non ci sono più giri di colori, arrivi diretto così. Avrai 160 anni, ok, però va bene, ci sei arrivato. Lo stile ha dei principi da rispettare come umiltà, gentilezza, perseveranza, autocontrollo, spirito indistruttibile e integrità. E i praticanti hanno delle promesse e degli impegni da mantenere. Fare del proprio meglio e non mollare mai, fissare degli obiettivi positivi e sforzarsi di raggiungerli, obbedire ai propri genitori e agli insegnanti, applicare l'autodisciplina per promuovere il proprio sviluppo personale, essere sempre cauto, dire sempre la verità e onorare la propria parola, difendere la giustizia, promuovere relazioni amichevoli tra tutte le persone, non abusare mai di ciò che si impara in classe e usarlo in modo costruttivo. Fine. Il Chun-Kun-Do è un'arte marziale ibrida sviluppata dal maestro di Taekwondo Bok Man Kim. Alle tecniche di Taekwondo si sono aggiunte tecniche di lotta, di autodifesa, armate e di difesa contro le armi. Le armi studiate sono la spada, la doppia spada, il coltello, il doppio coltello, la baionetta, i falcetti, la lancia, il bastone bo, il bastone corto, il doppio bastone corto, il nunchaku e il ventaglio da combattimento. E i primi 5 stili sono andati. Kwanbop è il termine generalmente utilizzato per i metodi disarmati nelle arti marziali sviluppate nell'era Joseon. In sostanza è la versione coreana del Wushu Kung Fu. Nel 1126 la distruzione del palazzo coreano... Sì, ma quale palazzo? In tutta la Corea ce n'era uno solo di palazzo? La distruzione del palazzo reale coreano e delle sue biblioteche cancellò qualsiasi storia letteraria della Corea prima di quel momento. Quindi niente più origini del Kwanbop. Fino a che nel 1145 il re In Jong ordinò di fare backup e lo studioso confuciano Kim Bu-sik si accollò questo compito scrivendo la storia dei tre regni. E 100 anni dopo il monaco buddista Hirion scrisse Memorabilia of the Three Kingdoms. In entrambe le opere è chiaro che in ogni regno sviluppò un'istituzione per addestrare le proprie truppe, com'è normale che sia. Nel regno di Koguryu impararono calci e pugni, in quello di Silla svilupparono il Subak e in quello di Bikche l'addestramento includeva il combattimento a mani nude, anche se il termine Kwanbop non venne mai utilizzato. Nel settembre 1593 fu fondata l'Agenzia di Addestramento Militare Reale per rendere l'esercito coreano un'organizzazione strutturata e versatile, facendo riferimento al manuale di nuove tattiche militare pubblicato in Cina nel 1567. Nuove le tattiche, proprio di ultima generazione. Nel 1600
1910 il manuale viene rivisitato dal governo coreano prendendo il nome di Muijibo, e col passare degli anni e varie modifiche riapparve una forma di Kwanbop in questo manuale, che cambiò ancora nome in Muisimbo nel 1759. Insomma, tra vicissitudini varie arriviamo al 1795 con la versione finale chiamata Manuale Illustrato Completo di Arti Marziali. In coreano è questo qui, in cui dice che il Kwanbop è stato ulteriormente modificato aggiungendo combattimenti a terra. Ok, la parte pesante dovrebbe essere finita. Nel manuale che ti ho detto prima si trova anche il Gyeongdang, che si riferisce ai 24 metodi delle arti marziali basati sulle armi: lancia, spada, flagello, eccetera. Hoijeon Musul è un'arte marziale di difesa personale sviluppata negli anni 60 da Myung Jae-ok, basata molto sull'Apkido. Hoijeon significa circolare e Musul arte marziale. Lo stile utilizza sia per l'attacco che per la difesa movimenti circolari con l'intento di utilizzare l'energia dell'avversario contro di lui. Sebbene il focus sia appunto sulle leve e serrature, ci sono anche bloccaggi, pugni e calci, eccetera. Hoshin Musul, sviluppato da Kwang Yong Lee. Questo stile unisce Taekwondo, Apkido e combattimento con le armi. Up Kwon Do nasce negli anni 70 dal maestro Lim Chin Sing, dopo aver studiato Taekwondo. Questo stile è caratterizzato da pugni e calci brevi, nel senso che i gomiti o le ginocchia si mantengono piegati durante il colpo. Questo perché si pensa che faciliti gli attacchi in sequenza, rendendoli più veloci e più naturali. Parte 2 finita. Mi sembra di essere tornato a quando facevo i video sugli stili del karate. È molto più difficile di quello che sembra. In Taekwondo, stile creato dal maestro Jun Jae-li nel 2000. Combina Taekwondo con disarmo delle armi, blocchi articolari e atterramenti. Il Keopso Chirigi è il Kyushu Jutsu, l'arte di colpire i punti mortali. Kong Sudo, questa te la faccio semplice. Lo puoi tradurre come la via della mano vuota. Esatto, è il karate di Okinawa. Il Kuksul è stato inventato da Chun Yang e si può tradurre con arte marziale coreana nazionale. Non è da confondersi col Kuksul Won, è un'altra cosa. Questo stile è un insieme di stili coreani con lo scopo di preservare tecniche e tradizioni che hanno migliaia di anni. Anche se però dubito che sia proprio così, ecco, cioè migliaia di anni... vola più basso, dico. Esiste anche uno stile nordcoreano chiamato Kyoksul-do, sviluppato dall'esercito e utilizzato dall'esercito nel 1926 per combattere l'invasione giapponese. Il nome è formato da Kyok, colpire, Sul, arte, e Do, via. Si dice che sia basato sul Subak, il Kwanbop, il Karate e il Taekwondo. Anche se non credo, perché il Taekwondo è nato dopo, quindi la vedo dura. Nel 1957 Jung Yo Ha fonda l'arte del pugno, in originale Kunmudo. Nonostante il nome, però, è uno stile basato sulla danza tradizionale coreana e contiene sia tecniche a mano nuda che armate, con armi come spada, lancia, arco e frecce. E non gli puoi nemmeno dire ma datti all'ippica se sei scarso, perché vanno anche a cavallo. Le tecniche alternano movimenti fluidi come quelli del Tai Chi con movimenti esplosivi come quelli dello Shaolin. Alla base di questo stile pare ci sia l'arte marziale Musachum, danza della spada, che forse praticavano i guerrieri Warang. Di certo non c'è niente. Ad oggi il gran maestro responsabile dello stile è Eun Sun Kang, che a quanto pare ha creato un suo stile di combattimento chiamato Pung Ryu Son Do, che oltre ad avere al suo interno il Kun Mu Do, ha anche pratiche come lo yoga. Il termine Kung Jun Musul si riferisce alle arti marziali coreane praticate nelle corti reali, e praticamente è anche la sua traduzione. Queste arti si basavano sull'utilizzo di armi piuttosto piccole come ventagli, spade, coltelli e bastoni corti. Lo stile moderno è stato ripreso dall'ex maestro di Kuksul, Sun Tae Yang, a tecniche di calci, prese e blocchi articolari. Tecniche armate sia in piedi che da terra e prevede il combattimento tra uno e più avversari. Il Kyukido nasce negli Stati Uniti nel 1967 da Ok Young Kim. Il nome significa la via dell'energia esplosiva. Mixa colpi di Taekwondo, tecniche di lancio e lotta
del judo e jujutsu, bloccaggi articolari dell'apkido e utilizzo delle armi del kobudo. Il masul è l'equitazione coreana e in ambito marziale ci si riferisce al combattimento a cavallo, magari con arco e frecce. Sado musul è un termine generico che significa arti marziali tribali o del clan. Sono stili antichi tramandati di generazione in generazione all'interno delle famiglie. Quindi non è un'arte marziale, ma ho voluto comunque inserirlo. Lo Shinsudo è la via della spada coreana, ma negli Stati Uniti, sviluppata da James Benko. E già che ci sono, ci piazzo anche l'Hanmudo, da non confondersi con l'altro Hanmudo, perché questo stile è finlandese del 1989, fondata da Yong Suk, e significa la via dell'arte marziale coreana. Sì, ha lo stesso significato di quell'altro, ma sono due stili diversi, fidati. A Jung, l'illuminazione per creare questo stile gli venne quando vide che i suoi studenti studiavano diversi sport per imparare cose diverse e quindi disse: ehi, ma perché non mettiamo tutto insieme? Così unì il taekwondo per i calci, l'apkido per atterramenti e lanci e l'oijeon musul per le armi. Il sib palgi è un altro termine utilizzato nel muye tobojo, nel manuale della guerra di prima, per descrivere un tipo di combattimento senza armi. La versione moderna è stata ripresa da Kwang Suk Kim, che trascorse la sua giovinezza in una comunità taoista, dove ha ricevuto insegnamenti di arti marziali coreane tradizionali. Nel 1981 fonda la Sib Pal Gi Association, e il nome significa le 18 tecniche. Tang Su, Mano Tang, è un'antica arte marziale coreana originaria della Cina, ad oggi estinta. Hum Yang Kwon, tradotto è pugno yin yang. Questo è uno stile probabilmente estinto e si dice che sia l'ennesima arte marziale praticata dagli Warang. Ovviamente i praticanti di Warang Do sono a sostegno di questa tesi, perché non sia mai che si mettano in dubbio le cose. Nel 1972 Bong Ki-han crea la via dell'armonia circolare, o se preferisci Won Wa-do. I principi dello stile si basano su antiche credenze coreane. Anticamente la preghiera consisteva nello sfregare le mani in maniera circolare, così da rappresentare lo yin yang. Grazie a questo movimento si credeva che si potessero fare un sacco di cose, come creare e trasmettere energia, curare mente e corpo, comunicare con la natura e un sacco di altre cose. Il principio fondamentale delle tecniche, quindi, è di fatto la rotazione. Partendo da un piccolo movimento di sfregamento circolare delle mani, può diventare, man mano che il movimento si amplia, una tecnica di attacco o di difesa. E vengono utilizzate anche armi come bastone corto, coltello e spada. E per ultimo troviamo il Yusul, nome di un'altra arte marziale estinta, fortemente influenzata dalla Cina, come stile interno morbido, cioè uno stile con movimenti calmi, rilassati e morbidi. Basta, io mi fermo qui, sono stravolto, giuro, non hai idea di quanto ci ho messo per fare questa lista tra una cosa e l'altra, che guarda, fuori dal mondo. Come impressione generale degli stili, a me gli stili moderni non piacciono, ma in generale, di qualunque provenienza essi siano, non mi fanno impazzire, a parte in sporadici casi, ma perché sono tutti uguali, con la stessa identica motivazione, cioè fare soldi. Comunque, grazie per la pazienza e per aver guardato. Lasciami pure un commento e noi ci vediamo alla prossima. Annyeong!